pomeriggio, amici di Sportisili, inizia l'Eccellenza Siciliana, inizia il girone A con la sfida che vede scendere in campo il San Giorgio Piana e San Vito Lo Capo. E poi fischietto in bocca e inizia anche la partita. Inizia l'Eccellenza con il girone A con Ferotti che lascia subito il possesso a Chinici che lancia a cercare i compagni. Lotta subito Torres. Ramaglio cerca il rilancio in avanti a cercare la velocità di Barbera. Poi lotta con Milizia, non riesce comunque a passare il pallone. Palla che rimane lì, viene ribattuto da Chinici che si immola e salva i suoi. Stava per arrivare infatti il tiro. Poi traversona, testa tutta di rigore. Non arriva Spadaro. Maltese che si autolancia, Maltese, vediamo sulla destra, scarica bene su Miliziano che potrebbe crossare, poi cerca invece la porta, alla fuori, in realtà Africano si è allontanato e Calagna qui sembra voler calciare verso la porta, vediamo, va Calagna col mancino, battuta molto potente ma respinta da Pileri, bilancio lungo, cercare la testa di Bulales, poi colpo di testa da parte di Barbera. Senza problemi invece Pileri, che non è, si distende nemmeno, va Miliziano a battere, si inserisce Corso, invece servito Antus. Poi Miliziano con l'esterno per Corso, cerca il traversone in mezzo, palla che passa, sbuca come un fantasma, poi Jose calcia, si ferma, terzata e palla fuori! Stato veramente vicinissimo al gol il San Giorgio Piana, questa è l'occasione adesso della partita, la più importante, decapitata al minuto 55. Uno schema. Tutta mancina, non arriva nessuno, quasi stava per impattare, non abbiamo capito chi in questo momento, poi Manu esce bene, trova ancora Maltese sulla destra, può calciare, si allarga forse un po' troppo, poi sbuca in questo inserimento anche Andres Antus, ma continua ad attaccare San Giorgio Piana e iniziano a salire anche ed alzare i decibel il pubblico di casa, sono in mezzo con Ferotti che stava per insaccare di testa, si era anche inserito molto bene. Sono un po' sfortunato, adesso rientra in trovare con le cross in mezzo per Ferotti che non trova il modo di segnare il gol. Ci è andato molto bene con il piattone, però fuori gioco. Correre qui e ci riesce Miliziano, è tanto veloce sul lato di destra, punta la difesa, Miliziano, entrata di rigore, Miliziano, doppio passo, tanto tutti, Miliziano! E poi la parata di Pizzolato, che occasione, che azione! Rimane sempre 0-0 il risultato, per San Giorgio Piana sta attaccando veramente tanto e ci va vicino più che mai con questa occasione di Vincenzo Miliziano, doppio passo da Urlo e poi super uscita di Pizzolato. Questa è la linea 4 disegnata dalle tecnico 15, poi centrocampo a 3 come sempre con Bona Mason, Corso, tanto cross in mezzo con la ribattuta non felicissimo, la traversa, anzi l'incrocio di pale di Presti Giacomo. Non è stato impeccabile in questo caso Pileri, perché è andato con i piedi anziché andare con le mani. E qui infatti non ha consentito ai compagni poi di interrompere questa azione. Cerca posizione anche Forconi, che al momento non ha toccato palloni, allontana. Poi resta Gomez, palla che rimane lì con Pileri, l'anticipo, ottimo. Poi Forconi la calcia! Palla che stava per... Adesso è tutta l'area di rigore, viene fermata però... Poi il dribbling ottimo di Marina su Antos. Cercato Gomez, mette le piede nel momento giusto. Agustin Bonamason. Adesso Mannina apre con il mancino questo traversone, viene fermato. Poi Scalisi si può lanciare con il petto, forse vuole tentare un appoggio sui compagni, che infatti arriva Torres, punta la difesa. Buona qui la giocata Torres, entra nel rigore, Torres ancora sul destro, può calciare, ma è molto defilato. Prova questa conclusione. Pizzolato la blocca e vola come un gatto. Va Pizzolato, siamo arrivati adesso al minuto 95. Ma va bene così, termina la partita, finisce la sfida tra San Giorgio Piana e San Vito Lo Capo, risultato di 0-0, pareggio a reti bianche per queste due formazioni che dunque conquistano un punto, il primo di questo campionato.